Settima vittoria consecutiva per la Sidigas, che passa a Trento 80 a 68 dopo essere stata sotto di 15 e sale a 24 punti in classifica. La Scandone allunga a 4 incontri la striscia positiva esterna, terza sconfitta di fila interna per la Dolomiti Energia, che resta a quota 22 in graduatoria. Molto positivo l'avvio di Lockett, 12 punti alla pausa e più 9 per i padroni di casa. I campani perdono diversi palloni e Trento, senza Baldirossi, si porta sul più 13 all'ottavo. Nel secondo periodo Nann li prova a scuotere il quintetto di Sacripanti, ma la Dolomiti Energia ricaccia gli avversari, 42 a 29 all'intervallo. Nella ripresa la Sidigas continua a cedere possessi e a sparacchiare da oltre l'arco, complice l'ottima retroguardia dell'Aquila, che allunga a più 15. Hacker e Nannali non gettano la spugna, parziale di 14 a 3 in 6 minuti e meno 4 per i viaggianti al 34esimo. L'ex Estudiantes è scatenato, la difesa dei Lupi diventa granitica e con cede 9 punti in 12 minuti ai padroni di casa. Sorpasso Avellino al 38esimo. Trento non ne ha più e cede di schianto. 34 a 13 il parziale degli ultimi 10 minuti per la Scandone, che ha chiuso con 19 su 32 da 2 e 6 su 22 da oltre l'arco, contro il 25 su 51 e 5 su 26 degli avversari. 29 per Nannali con 4 su 7 da 2, il 50% da 3, 10 falli subiti e 34 di valutazione, 13 e 9 rimbalzi per Cerro. Dall'altro lato 17 per White, 14 e 9 palloni catturati per Pascolo.